I calcolatori sono ormai onnipresenti nella nostra vita di tutti i giorni, anche sotto forma di oggetti di uso comune. A cominciare dallo smartphone che portiamo in tasca, passando per la console che utilizziamo per i videogiochi, fino ad arrivare allo sportello automatico che utilizziamo in banca per prelevare contanti. Se ci pensate, anche il televisore di casa dispone ormai di funzionalità intelligenti grazie all'utilizzo di un calcolatore al suo interno. In un mondo come questo, saper utilizzare il calcolatore è diventato ormai indispensabile per poter studiare, lavorare, per tenere i contatti con amici e conoscenti e anche per organizzare il proprio tempo libero. Utilizzare i calcolatori è però solo una piccola parte delle possibilità nel campo dell'informatica. La parte più creativa ha a che fare con la possibilità di programmare calcolatori, ossia istruirli per svolgere compiti specifici. È la stessa differenza che passa tra guidare un'automobile oppure costruirne una. La maggior parte di noi non avrà mai la possibilità di costruire un'auto, mentre tutti possiamo imparare a costruire un programma per un calcolatore a partire da zero. Programmare i calcolatori per svolgere compiti complessi richiede conoscenze che sono di solito oggetto di corsi specialistici. Tuttavia, è possibile accostarsi alla programmazione senza avere particolari conoscenze di base. Lo scopo del nostro corso è proprio quello di introdurvi alla programmazione a partire da zero. Grazie all'utilizzo del linguaggio Python, che è un linguaggio dall'apprendimento semplice ed intuitivo, potremo iniziare a svolgere questa attività assieme, senza però precluderci sviluppi di tipo professionale. Un altro elemento importante è che nell'ambito del corso utilizzeremo moltissimo la grafica calcolatore e questo ci permetterà di visualizzare di volta in volta i costrutti di programmazione e di Python che introdurremo, sempre in maniera semplice e intuitiva. Il corso è suddiviso in 4 settimane di lezione. Ogni settimana è formata da 10 video lezioni di circa 10 minuti l'una, con contenuti teorici ed un'esercitazione guidata che prevede lo sviluppo di un semplice applicativo a partire da zero. Al termine della seconda e della quarta settimana verranno proposti rispettivamente una prova intermedia ed una prova finale. Le soluzioni di tali prove verranno messe a disposizione sul sito del corso insieme alle tracce dei lavori svolti durante le lezioni. Questo è tutto per quanto riguarda gli scopi e l'organizzazione del corso. Speriamo di avervi con noi a lezione perché ci farebbe davvero piacere se con il nostro aiuto poteste accostarvi a questa attività molto creativa ed appagante che è la programmazione.